Luca Lazzarini, per la prima volta ai microfoni di Quotidiano Apuano, nel mio lungo peregrinare non ti ho mai incontrato, quindi se per favore puoi magari fare una piccola presentazione, ci fai un po' un excursus della tua carriera da calciatore e poi da allenatore. Sì, intanto grazie del benvenuto. Io ho giocato sempre a livello di eccellenza, promozione, serie D, insomma queste categorie dilettanti. Sono partito da Camaiore con la serie D. Di dove sei? Di Viareggio. Sono partito da Camaiore in Serie D, come dicevo, poi ho giocato Ponzacco, Pietrasanta, Cascina, Volterra, ho girato un po' di queste società. Sì, Forcoli, dove ho concluso l'ultimo anno appunto in Serie D. E niente, questo è, ecco, diciamo un po' la mia carriera. Mentre da allenatore? Da allenatore, invece, quando ho smesso di giocare, ho allenato la Torre Laghese in seconda categoria, poi ho avuto... Scusami se ti interrompo, credo una Torre Laghese che fece una sorta di campionato record, se non sbaglio. Fece un bel campionato di record, lo fece l'anno successivo, l'anno prima, quando c'ero io siamo arrivati secondi e l'anno successivo invece vinsero il campionato. E poi io ho allenato sempre a Corzanico, sempre in seconda categoria, poi diciamo che mi sono un po' perfezionato nei vari corsi da allenatore e sono finito poi ad allenare una Capezzano negli allievi di merito e poi dopo ho allenato la Juniores a Camaiore, ringraziando, se mi permetti, il Camaiore che mi ha dato questa opportunità di avere a che fare sia con la Juniores che con la prima squadra. E adesso mi trovo qui alla San Marco. Questa è una grande occasione perché la San Marco è una squadra diciamo che comincia a ritagliarsi una sua, come posso dire, una sua dignità importante in un campionato che non è sicuramente facile. Sì. Diciamo che è una società che in questi anni sta prendendo sempre più forza. È chiaro, oggi era la prima partita e magari sì, abbiamo fatto bene, ma poi il campionato è lungo e dovremo dimostrare di essere all'altezza, perché ci sono più squadre e molte squadre attrezzate per far bene. Mi sembra che, se vogliamo analizzare un attimo la partita, nel primo tempo avete avuto un passaggio, diciamo così, a vuoto, dove sembrava che eventualmente avreste potuto anche capitolare nuovamente. Nella ripresa c'è stato lo stesso un momento in cui la Massese sembrava potesse segnare, ma poi avete, diciamo, abbastanza ben controllato, soprattutto nella ripresa, una squadra che probabilmente dal punto di vista dell'organico forse è migliore della San Marco. Ma allora, partiamo dal presupposto che la Massese, a parer mio, è una delle migliori squadre di questo campionato. Voglio dire che noi nel primo tempo abbiamo magari giocato un po' di più e siamo arrivati un po' meno pericolosamente nel rigore, mentre la Massese forse sotto il piano del gioco ha prodotto meno, però è stata molto più pericolosa, ha colpito una traversa, abbiamo rischiato di prendere il 2-0. Due, credo, anche una nel secondo tempo, se sì, non sbaglio. Sì, sì, parlo del primo tempo. Ok, scusa. No, figurati. Noi nel primo tempo, sì, anche noi abbiamo avuto un'occasione, ma insomma, diciamo che la Massese ha avuto l'occasione per fare il 2-0. Il secondo tempo, anche di orgoglio, ma comunque quello che mi è piaciuto è che la mia squadra comunque sia ha provato a giocare tanto la palla senza mai, perdere il senso della partita, ecco, è rimasta sempre concentrata e, come dico sempre io ai miei giocatori, le partite durano 90 minuti e i gol si possono trovare anche all'ultimo secondo. E questo infatti ha dato merito a loro, ai miei giocatori, di trovare il gol dopo gli sforzi prodotti. Parlando dei singoli, lo so che gli allenatori non vogliono mai parlare dei singoli, però due paroline per la partenza razzo di Buffa, mi sembra sia partito benissimo, e poi invece a lungo andare il numero 4, non mi ricordo il nome, mi è piaciuto moltissimo, poi l'11 che ha anche segnato un bel gol. Mi sembra che dal punto di vista dei singoli qualcuno stia anche emergendo. Sì, sono tutti giocatori che meritano di giocare in questa squadra e di fare questa categoria, ma potrebbero giocare anche in categorie superiori, secondo me. Buffo oltretutto veniva da un infortunio, si è allenato questa ultima settimana, diciamo, ha fatto 4-5 allenamenti e oggi ha dimostrato di essere un
un ottimo giocatore, però come hai detto te, io premio il gruppo, premio la squadra che oggi ha fatto una grande prova fuori casa contro una grande squadra. Un'altra piccola menzione è un mio pallino, Cacchioli sempre insomma in grande spolvero. Ivan, fortunatamente per lui, perché è un portiere che continua ad avere delle grandi qualità, si allena in maniera da professionista. Esatto, sì. E infatti i risultati poi si vedono, perché anche oggi in due o tre situazioni ci ha salvato, ecco, diciamo così. Però ci ha salvato. Però ripeto, è stata una partita dove sono affrontate due squadre, entrambe che volevano provare a vincere, questo sì. Benissimo, grazie mille e in bocca al lupo. Grazie.